Poesie. Le mie poesie sono come i miei romanzi, i miei libri, sono semplici, non tengo conto di troppi fronzoli lessicali. Scrivo così con la sola volontà di trarre forza dalle emozioni dell'anima. Sono fotografie della memoria, momenti eterni, quelli che durano per sempre. Quelli vissuti in giro per il mondo, nei quali parlo di amore, di luoghi, di persone, di me. Questi rappresentano l'album della mia vita, dei miei sentimenti, che magari spoglierete con lentezza, in silenzio, come io ho scritto alienandomi dal mondo, mi sono persa nel tempo e l'ho anche dilatato e fermato per un po'. Beh, le mie poesie hanno un'anima, gli haiku, e un corpo, la poesia stessa. Per l'anima ho seguito delle regole ferree, ovvero ho racchiuso emozioni in 17 sillabe, come l'haiku richiede, in tre versi. Per il corpo, invece, ho scritto così, libera. Niente costrizioni né regole, solo emozioni, versi liberi che scorrono nelle vene pronti a esplodere, balzi dell'animo e anche silenzi. Per me scrivere è una necessità, ma oggi è diventata anche una sfida. In quanto non pensavo di essere vittima di un atteggiamento discriminante, le belle non scrivono e se lo fanno è spazzatura. Ma provo. Beh, io ci provo, sicuramente non sono una scrittrice affermata, ma ci provo. Scrivo. Perché amo farlo, perché mi piace, perché è una mia necessità, per trasmettere emozioni, per sentirmi meno sola e anche per far sentire meno soli gli altri. Poi sono gli altri che mi fanno pesare il fatto del mio aspetto, io non ci faccio caso, per me, ribadisco da anni, ho viaggiato grazie al mio lavoro, ho fatto la fotomodella quando ero piccola, ma grazie a questo sono cresciuta, ho fatto esperienze che altrimenti non avrei mai fatto. A 14 anni sono andata via di casa e ho viaggiato molto, quindi ho conosciuto persone e mi sono confrontata. E questo grazie al mio lavoro. Quindi però non ho mai dato un peso alla mia bellezza, sono gli altri. Quindi io ce la metto tutta a scrivere, ce la sto mettendo tutta per dare emozioni e per migliorarmi. Leggo tanto e vediamo quello che succede, però quello che conta è se riesco a trasmettere emozioni anche agli altri, quindi basta una sola persona che leggendo una poesia o qualcosa che ho scritto venga colpita da qualcosa, da un sorriso, da una lacrima che scende o semplicemente una riflessione. Già, è qualcosa. In Giappone definiscono l'haiku la letteratura delle riunioni e dello spirito solitario, anche perché si condivide, no? Quindi ogni componimento, ogni maestro invita altri discepoli a scrivere un haiku, ovvero uno scrive un verso e l'altro continua. E questo è meraviglioso, e così ho provato anche a utilizzare questa teoria giapponese, componendo l'ultima poesia dell'intensità del mirto con una persona, con un uomo, forse l'unico compagno possibile, e sì, l'unico compagno possibile per questo viaggio. E invece le altre le ho scritte da sola, provando diversi stili. Ovviamente all'inizio ho scritto senza tenere conto né di regole, né di rime, né di strofe, niente. E poi dopo mi sono confrontata con maestri, professori, poeti e ho iniziato a cambiare un po' di cose. Ho provato a cambiare le relazioni fra le parole, a dare un ruolo diverso alla punteggiatura, enfatizzando un concetto, isolandone un altro. E così è cambiato tutto. Sono molto contenta di quello che ho scritto, quindi mi piace, mi emoziono dentro quando leggo, magari alcune mi emozionano di più, altre un po' meno. Ma non lo so, a me danno emozione e spero che possa darle anche a chi le legge. Quindi non mi resta che augurarvi un'immersione nel silenzio della mia e della vostra anima. Grazie.